Garilli di Piacenza tutto biancorosso, ma i colori più accesi sono nella curva degli ospiti, dove festeggia il Bari per la promozione guadagnata in anticipo. E così il risultato della partita tra emiliani e pugliesi interessa solo ai padroni di casa, in cerca di pochi ma preziosi punti per raggiungere la quota salvezza. Ma la gara è subito in salita per il Piacenza. Al terzo taglio di Barreto respinge Cassano, il primo ad arrivare è Colombo, che di piatto destro insacca. Reagisce il Piacenza, ma prima Moscardelli e poi Aspas non riescono a sorprendere Santoni. Al quindicesimo bello spunto di Grafiedi, che entra in area, supera Bianco che arranca e lo mette giù, è rigore. Dal dischetto lo stesso Grafiedi firma il pareggio del Piacenza, risultato che sembra accontentare entrambe le formazioni, tanto che il ritmo di gioco rallenta vistosamente. Solo il dodicesimo della ripresa è la prima occasione gol. Barreto sbaglia la conclusione, ne viene fuori un assist per Caputo che ci prova ma viene fermato. E quando l'1-1 sembra un risultato acquisito, al ventinovesimo Aspas inventa questa gran botta dalla distanza, sulla quale nulla può fare Santoni, vantaggio che resiste solo per 5 minuti. Sul cross di Parisi interviene Galasso, che si destreggia bene e sigla il pareggio che alla fine accontenta tutti.